Cari amici di Miracle, cioè no, volevo dire, cari amici di Overwatch 2, ciao e benvenuti in questo nuovo video in cui parlerò male del nostro gioco ex preferito, perché, vabbè, è diventato una ciofeca. Il forum è di nuovo praticamente morto, i pochi post che ci sono solo lamentele sul gioco. Qualche piccolo esempio. Ad esempio questo utente: ho sbagliato tutto. L'altro giorno, dopo quasi un mese senza giocare, sono tornato su Overwatch. E niente, si lamenta che i support non supportano, i tank non tankano e i damage non danneggiano. Questo succedeva già con l'1, ma col 2 sembra sia assolutamente peggiorato. Quest'altro dà un'ottima definizione del gioco fatto col non lo leggo se no mi demonetizzano. E infine quest'altro che parla dello stato disgustoso del gioco, che tutte le novità che ci dovevano essere non ci sono state. Poi vabbè, secondo me ci sono anche altri problemi in questo post, ma non riguardano il gioco. Poi qui c'è un muro di testo lunghissimo di uno che non ha capito niente. Però la protesta che fa è giusta e si chiede come mai Blizzard ha cancellato di fatto Overwatch 1 in sostituzione di Overwatch 2. Beh, ma è ovvio, perché tenere i server di due giochi gli sarebbe costato una cifra improponibile, e effettivamente questo è giusto. Ma cosa vi posso dire riguardo Overwatch 2 dopo questo mio primo video che vedete quassù? E in cui speravo che il gioco andasse meglio dell'1 per diversi motivi. Adesso Blizzard è arrivata tipo a 35 milioni di player, ma secondo me la cosa è destinata a durare molto poco. Allora, hanno messo questo Battle Pass, che è piuttosto costoso e in realtà ti dà della roba perfettamente inutile che potresti avere anche continuando a giocare, ma continuando a giocare per tempi improbi, veramente lunghi. E quindi cosa fa? La gente viene forzata a comprare il Battle Pass se vuole l'eroe nuovo, se vuole le skin, eccetera eccetera eccetera. Ecco, c'è da dire che una volta finita la stagione in cui un eroe nuovo viene introdotto, è possibile acquistarlo per più o meno 8, 9, 10 euro con il Battle Pass, oppure semplicemente acquistando i contenuti si arriva a spendere più o meno quella cifra lì. Certo, è un po' una fregatura per chi magari ha giocato tutti i livelli del Battle Pass o semplicemente per far prima l'ha comprato perché ha speso decisamente di più e solo per l'eroe qualche skin alla fine. Secondo me abbasseranno i prezzi, perché se no nessuno lo fa il Battle Pass. È vero che su 35 milioni di utenti già solo se ne freghi il 10%, sono 350.000. Quant'è il Battle Pass? 30 euro, ecco, insomma, fanno decisamente bei soldini. Per la Blizzard. Purtroppo sembra che il gioco non vada tanto bene proprio di per sé come gioco, perché ci sono un sacco di problemi, la gente che gioca gioca per forza perché deve fare le quest per sbloccare le skin, i personaggi, eccetera eccetera, e quindi magari c'è l'achievement che ti dice devi fare 10 partite da support, tu fai 10 partite da support senza saper fare support e quindi chiaramente dice di farle, non di vincerle, e quindi è così. Oppure vincere 10 partite con questo determinato eroe piuttosto che con quell'altro. E chiaramente uno gioca per forza e poi non alla fine non ottiene niente, si incavola, gioca male e
eccetera, 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 eccetera. E sappiamo come va a finire. Va a finire che ci si incazza, si litiga, si insultano gli altri giocatori e il gioco diventa una merda. E vabbè. Dal punto di vista del gioco, poi io l'ho abbandonato perché veramente era diventato ingiocabile, assolutamente ingiocabile. Vincere una partita era impossibile. Ora, magari trovandosi un gruppo di amici, 5 amici, 4 amici, 5 amici, con cui giocare sempre, allora lì sì, le cose cambiano, perché se non altro statisticamente il numero di troll può essere solo nell'altra squadra. Poi c'è questa cosa del matchmaking che funziona male, perché non riesce a matchare giocatori di abilità simile, e quindi, visto che la priorità del matchmaking è far aspettare la gente il meno possibile, ti butta dentro con chi capita, e questo crea delle partite veramente sbilanciate in maniera imbarazzante. Concludendo il video, Overwatch 2 non è Paladins coi soldi di Activision Blizzard, ma è una roba che non funziona, ma che ha un sacco di giocatori. Tutto qui. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se non siete d'accordo con quello che ho detto e a voi Overwatch 2 piace così com'è, lo adorate, è il vostro gioco preferito, potete insultarmi nei commenti, e noi ci vediamo tutte le sere su Twitch, tranne la domenica che ci vediamo su YouTube. Detto ciò, per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!